Vice Sindaco Viviani, ci spieghi cosa sta facendo con questa proposta di project financing l'amministrazione comunale di Menfi a proposito del servizio idrico? C'è stata una reazione da parte dei consiglieri di opposizione e del Comitato per l'acqua pubblica che lo contestano. Nel concreto, cosa volete fare? Allora, io sono contento che mi dia la possibilità un po' di controbattere a quella che è la dialettica politica che c'è in questi giorni a Menfi. Noi siamo come amministrazione Mauceri intanto rammaricati per tutto ciò che è venuto fuori sui social e il tenore delle argomentazioni poste così per come sono state poste anche da servizi giornalistici su un problema che per noi non esiste, perché non c'è. Andiamo subito in ordine per tentare di spiegare alla gente quello che si sta facendo in questi mesi. Intanto per noi sono delle allusioni infondate e che non rispecchiano la realtà di ciò che sta accadendo a Menfi in questi mesi. Per essere chiari, nel mese di settembre del 2020 è giunta al protocollo del Comune di Menfi una richiesta di una società privata che proponeva e manifestava l'interesse di un project financing per la gestione del servizio idrico. La giunta, così come previsto dalla legge, ha dato semplicemente mandato agli uffici di valutare la bontà del progetto. Non si è né impegnata né ha manifestato l'interesse di voler aderire a questa richiesta di manifestazione di interesse di project financing, né ha fatto altro. Immediatamente gli uffici, dopo qualche giorno, hanno riferito alla giunta comunale che la richiesta di project financing non si confaceva a quella che è la storia del comune di Menfi e a quella a cui il comune di Menfi, la città di Menfi, è andata incontro ricercandola in tutti questi anni. Immediatamente abbiamo chiesto agli uffici di archiviare la pratica, tant'è che abbiamo fatto decadere i 90 giorni previsti dalla legge per eventuali risposte e controdeduzione da parte degli uffici e per noi il problema era risolto, ma è stato archiviato già da 2 o 3 mesi. Quindi A distanza oggi di 3-4 non mesi, c'è nessuna intenzione da parte dell'amministrazione comunale di procedere in questa direzione. assolutamente no, non c'è nessuna intenzione di procedere in questa via né intenzione di procedere a altre valutazioni di altri progetti di finanziamento. Non è nell'interesse della città, non è nell'interesse dei cittadini, non è nell'interesse di questa amministrazione voler fare un qualcosa che non ci appartiene storicamente. A me dispiace semplicemente una cosa, è come se in questi giorni si volesse fare innescare un meccanismo secondo il quale l'amministrazione comunale è controparte di qualcuno. Se qualcuno vuol pa far passare questo messaggio, farebbe bene prima riflettere, prima di fare esternazioni gratuite che inevitabilmente generano delle fibrillazioni sterili all'interno della città. Per essere chiari, Giuseppe, la posizione dell'amministrazione Mauceri è da sempre, all'indomani del suo insediamento, stata netta, chiara ed univoca, in perfetta sintonia con il passato. L'intera giunta, nessuno escluso, con a capo il sindaco, non intende privatizzare tutto o in parte la gestione del servizio idrico, perché sarebbe dannoso, sarebbe contrario a tutto ciò che ha rappresentato la storia di Menfi con il suo comitato, con le associazioni e tutto quello che noi conosciamo. Sarebbe da idioti pensare il contrario. Quindi non capiamo come mai si sia innescato un meccanismo su una discussione che per noi è allusiva, pretestuosa e che non ha motivo di essere. Noi ci stiamo battendo per intenderci da mesi, dall'indomani del nostro insediamento, il sindaco con il presidente del consiglio e tutta la giunta si sta battendo per completare l'iter per l'ottenimento del 147. E ripeto, decideremo insieme alla città tutto ciò che ci sarà da decidere, Cioè, in in buona ordine a sostanza, per farlo tempi e capire, per farlo, modalità. scusi, vice sindaco, in buona sostanza, per farlo capire, voi volete una gestione autonoma del servizio idrico comunale. Sarebbe da sciagurati pensare il contrario. Assolutamente sì. Noi, ripeto, decideremo insieme alla città
le modalità di gestione del servizio, tempi e modalità che ribadiamo oggi con forza volere essere gestita dal comune di Melfi. Noi non sappiamo più come dirlo, come ripeterlo, sarebbe contraddittorio rispetto a tutto quello che è che rappresenta il comune di Melfi, con il proprio patrimonio, le associazioni, ripeto, anche il comitato. Non capiamo del perché di questa disquisizione sui social. L'acqua, lo abbiamo sempre detto, non ha un colore politico. Noi siamo a difesa dell'acqua pubblica. L'atteggiamento, però, mi permetta, venuto fuori in questi giorni, mi dispiace e ritengo di dover interpretare il sentimento di tanta gente, sa tutto di un errore storico che non doveva essere commesso, perché stiamo dando all'esterno l'immagine di cose diverse rispetto a quella che è la realtà dei fatti e di quello che stiamo facendo. La ringraziamo.